Bentornato, amico, per il nostro secondo appuntamento settimanale con il paranormale. Come sempre, ti consiglio di guardare il video da solo, in una stanza buia, indossando le cuffie. E come sempre, ti chiedo anche di lasciare mi piace al video, cosa molto importante per aiutarmi a continuare la serie. Ora però, iniziamo. Il primo video spaventoso è stato registrato da una telecamera di sicurezza e si crede che sia stato condiviso pubblicamente da un tassista giapponese che ha preferito però rimanere anonimo. Racconta che era circa l'una del mattino quando vide una donna per strada che alzava la mano come per chiamare il taxi. Così si ferma. Però quello che accade in seguito è davvero terrificante. Il tassista apre la porta del taxi con un bottone e aspetta che la donna salga sul veicolo, ma là fuori non vede più nessuno. Poi la porta sbatte violentemente. A quel punto l'uomo, un po' confuso, ingrana la marcia e se ne va. Pochi minuti dopo si trova a passare dentro un tunnel senza rendersi conto di ciò che la telecamera di sicurezza sta registrando, qualcosa di davvero spaventoso. Seduta sui sedili posteriori, si può vedere l'inquietante figura di una donna. Inizialmente pare essere solo un'ombra oscura, ma poi compare anche il volto, distorto e spaventoso, con un occhio aperto e l'altro chiuso. Il tassista ha detto di non avere idea di quello che stava accadendo nel suo taxi a pochi centimetri da lui. Solo ricorda di aver sentito uno strano freddo che gli ha portato i brividi, ma non ha sentito né visto nulla. L'uomo crede si tratti della manifestazione dello spirito di una vittima di un incidente che era avvenuto sulla strada che stava percorrendo e forse stava provando a tornare a casa. In Brasile esiste una strada un po' isolata vicino alla città di Campo Grande ed in molti dicono che sia maledetta. Infatti la strada 262 è relativamente tranquilla da attraversare, ma durante gli anni decine di persone hanno perso la vita in misteriosi incidenti automobilistici. La cosa ancora più strana è che la maggior parte degli incidenti riguardano una sola auto. In pratica non si era verificata alcuna collisione tra due veicoli. A quanto pare, per qualche motivo sconosciuto, chi sta guidando lì semplicemente perde il controllo del mezzo. Il 30 maggio scorso, attorno alle 2 del mattino, un altro pick-up ha perso il controllo sulla strada, ribaltandosi, senza lasciare nessun sopravvissuto. Anche un telegiornale locale raggiunge il luogo per registrare l'avvenimento. Però, quando trasmisero il servizio, gli spettatori notarono subito che c'era qualcosa di strano. Ali na saída para Três Lagoas, esta camionete capotou e um idoso morreu na hora. Lo hai visto? Il viso pallido di quello che sembra essere un bambino appare improvvisamente dentro il pick-up distrutto. Prima dal lato del passeggero e poi attraverso il parabrezza. Bisogna tenere in considerazione che il video viene registrato dopo le 3 del mattino. Per questo, oltre alla situazione, sembra strano che un bambino si trovasse in giro su una strada isolata a quell'ora di notte. Ma è a questo punto che le cose diventano ancora più strane. Infatti, 2 anni prima di questo incidente, un altro telegiornale locale riportò un incidente molto simile a questo, sulla stessa strada, in un furgone che sembra uguale a quello appena visto, che aveva fatto proprio lo stesso incidente. Sfortunatamente, in quell'occasione, un ragazzino di 8 anni perse la vita.
dentro da caminhonete estavam 6 pessoas, entre elas uma criança de 8 anos que morreu na hora. Si tratta quindi dello spirito del ragazzino scomparso nell'incidente molto simile a questo. In caso contrario, cosa ci fa un bambino in giro su una strada isolata alle 3 del mattino sulla scena di un incidente? Una famiglia in California racconta che da quando si sono trasferiti nella loro nuova casa hanno iniziato a sperimentare eventi paranormali, cominciando a sentire voci, luci che si accendono da sole e spesso si sentono colpi in giro per casa. Una notte, mentre il padre stava guardando la televisione nel letto, la telecamera di sicurezza rileva un movimento ed inizia a registrare. Quando controllarono il video, rimasero senza parole. It didn't even pick up that motion. Quella che sembra essere un'ombra si muove rapidamente da un lato all'altro della stanza, senza produrre alcun rumore. La famiglia non è riuscita a spiegarsi cosa fosse, e ancora oggi continua a domandarselo. Jim Brusina e sua moglie Emma un giorno decisero di andare a Savannah, in Georgia, per un fine settimana, e passarono la notte nel presunto hotel infestato 1790. Il vecchio hotel esiste dal 1790 e durante gli anni ha avuto migliaia di ospiti, dai quali sono emerse decine di storie di fantasmi. Uno degli spiriti che dovrebbe infestare l'hotel appartiene ad una ragazza che si chiama Maria. La ragazza si era innamorata profondamente di un marinaio che era poi andato via sulla sua nave. Si racconta che Maria morì tragicamente in seguito ad una misteriosa caduta dalla finestra del terzo piano. Un altro fantasma che si dice infesti l'edificio è quello di un bambino chiamato Andrés. Non si sa molto riguardo Andrés, solo che era appassionato di monete e ne aveva una gran collezione, ma che le perse in giro per l'hotel. Una notte Jim e sua moglie iniziano a sentire degli strani rumori nella loro camera d'albergo. Così, conoscendo i racconti sul luogo, Jim decide di posizionare una telecamera statica nella stanza perché registri durante tutta la notte mentre loro dormono. La notte successiva, sempre mentre i due dormivano, il bambolotto seduto sulla poltrona si trasforma in un oggetto di puro terrore. Lentamente il bambolotto sposta la sua testa in avanti, sfidando ogni logica e legge di gravità. Ma la cosa peggiore è che dopo aver dato un'occhiata in giro, il bambolotto torna nella sua posizione. C'è chi dice che se guardi quella bambola da vicino e dritto negli occhi, sembra davvero che sia viva. Jim e sua moglie sono convinti che ciò che hanno registrato nell'hotel 1790 sia decisamente un evento paranormale. Ma tu invece, cosa credi? L'autore del prossimo video ha preferito rimanere anonimo. Solo ha scritto che di recente il suo cane ha sviluppato una strana paura. Una notte, mentre la moglie di quest'uomo guardava la TV, il cane cominciò a comportarsi in modo strano. Per questo, la donna prese il suo cellulare ed iniziò a registrare per mostrarlo poi al veterinario. Tuttavia, quello che ha registrato la coglie del tutto impreparata. Improvvisamente, un'ombra oscura passa velocemente da destra a sinistra. La cosa certa è che non si tratta di una scena della serie che stava guardando. Si vede infatti che copre quasi interamente lo schermo del televisore. I due inoltre non hanno figli piccoli e sono convinti si tratti di qualcosa di sovrannaturale.
Forse il cane sa di cosa si tratta, ma non può parlare. In questo vecchio video, pubblicato online nel giugno del 2010, vediamo un paio di amici che passano il tempo giocando con una palla nel cortile che si trova all'esterno di un grosso complesso di edifici. I ragazzi sembra si stiano divertendo, fino a che uno dei due non nota qualcosa di strano che lo spaventa non poco. Dà un'occhiata. What was that? Oh my god, that was creepy. Quando la ragazza che stava facendo il video con il cellulare sposta l'inquadratura verso l'alto, si vede un ragazzo molto pallido osservarli da dietro una finestra. La manifestazione sembra molto reale e si potrebbe pensare addirittura si tratti di una persona vera. Ma i ragazzi vanno a chiedere al direttore della struttura di controllare proprio in quella stanza in cui hanno visto quella cosa. Ed ora, sentite cosa gli dice. I've got it on film. Come ci si poteva aspettare, quando arrivano nella stanza, questa è completamente vuota. Di cosa si tratta dunque? È il vero avvistamento di un fantasma o solo un loro amico nascosto lì di sopra? Come sempre, questo sei tu a deciderlo. Lee Boggs ed un suo amico sono entrambi saliti in soffitta dopo aver sentito alcuni rumori provenire da là sopra appena 5 minuti prima che iniziassero a registrare il video. Un po' confusi e spaventati, i due salgono per cercare la fonte del rumore. Si siedono tranquilli e cercano di provocare qualunque cosa ci sia là sopra, aspettandosi una reazione. We're up here because we heard some noises earlier and we're trying to figure out if we can catch a little bit more. I heard you up here last night, make a noise. Stop hiding and show yourself. Pochi secondi dopo, una strana nebbia spettrale sembra manifestarsi in soffitta, scomparendo poi altrettanto rapidamente, lasciando così Lee ed il suo amico, entrambi senza parole. Stop hiding and show yourself. Give us a sign. What the was that? A questo punto, i due decidono di uscire da lì, spaventati e confusi. Attualmente non ci sono aggiornamenti su cosa sia accaduto o come abbiano proceduto riguardo la presenza che si è manifestata proprio sotto i loro occhi. Jesse, del canale YouTube Fresh Cool, normalmente fa video in cui registra le sue visite in negozi dell'usato, mostrando poi come è possibile fare soldi, rivendendo online prodotti rari, buttati via praticamente dalla gente a pochi dollari. Un giorno va in un mercatino dell'usato per registrare un nuovo video. Però, quando pubblica il video su YouTube, i suoi iscritti notano qualcosa che li spaventa e non poco. Infatti, a quanto pare, Jesse ha registrato qualcosa che non avrebbe mai immaginato. And that's one good thing about doing this for so many years. I kind of know just by looking, right? I don't have to scan every single one of these things. Now, prices always fluctuate, so I always recommend scanning everything. Lo hai visto. Quando Jesse tira fuori la confezione del videogioco, su di essa si riflette l'immagine di una donna che sorride proprio dietro di lui. Jesse quel giorno dice di essere completamente solo. In più, quando si gira, alle sue spalle non c'è assolutamente nulla. Anche quando arriva al negozio per la prima volta, si può vedere nel riflesso delle vetrine che con lui non c'è nessuno. Altra cosa strana è che appena tira fuori il gioco, nel riflesso non si vede nessuno, ma solo quando lo gira si vede la donna. Di chi potrebbe trattarsi? Jesse non ha mai detto nulla a riguardo, probabilmente non se n'è mai reso conto. Avrà forse quindi ripreso un fantasma? E perché stava sorridendo? Fammi sapere cosa credi con un commento, e non dimenticare di recuperare anche i video usciti durante la settimana se te li sei persi. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!